Claudio Violino, consigliere regionale, oggi assieme alla collega Elena Bianchi dei 5 Stelle ha lanciato questa proposta di legge dedicata alle proprietà collettive che interessano tutta la regione della Carnia, al Medio Friuli, al mare. Inizia un iter, no? Ecco. È significativo però il fatto che a oltre 50 anni dall'attuazione dello statuto, no? Dall'approvazione dello statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia, che data 1963 e al cui interno l'articolo 4 prevede competenza primaria in tema di usi civici, dicevo, a 50 anni da questa attuazione, la normativa non è stata oggetto di un'esplicita gestione amministrativa, tant'è che noi siamo l'ultima regione in Italia in cui ancora le funzioni amministrative sono in capo a un commissario per gli usi civici, oltre alle diciamo, attività giurisdizionali. Mi pare sia giunta l'ora perlomeno di iniziare, di lanciare un sasso nello stagno e di iniziare a discutere con due obiettivi. Uno, portare la competenza amministrativa in capo alla regione, agli uffici regionali, e due, riconoscere formalmente che esistono dei beni che sono gestiti in forma comunitaria o antiche famiglie di originari, quindi comunioni familiari come nel Comune del Sulcarso, eccetera, oppure da tutti i residenti presenti in una determinata area che non sempre, anzi quasi mai coincide con il comune amministrativo, ma sono subcomunali, quindi amministrazioni frazionali, eccetera, e riconoscerli e tentare di affrontarli in maniera coerente con le leggi che abbiamo a disposizione, ma anche, ripeto, adattando la legge a una realtà e non adattando la realtà alla legge. Soprattutto c'è anche un risvolto sociale da parte di queste aggregazioni. Ma direi che nella furia del boom economico e di una spiccata economicizzazione di tutta la società tipica, no, del boom, quindi degli anni 60, forse abbiamo dimenticato queste gestioni che sono un po' dei fossili provenienti dalla storia, no? Non si sa come mai sopravvissute, no? Quasi dei dinosauri scampati alle leggi dell'evoluzione, insomma, no? Ecco, però esistono. E soprattutto in questo momento in cui si discute, si parla tanto di crescita serena, felice e quant'altro, e in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, ecco, tutte quelle terre marginali o considerate marginali possono tornare utili se c'è una gestione comunitaria e se c'è una gestione finalizzata al mantenimento ambientale, finalizzata anche alla produzione economica, con, come dire, fruizioni innovative. Non esistono solo più i diritti di pesca, di boscatico e di pascolo, no? Ma esistono anche, perché no, delle fruizioni turistiche.